i nonni si sono trasferiti qui? Praticamente sì. Praticamente sì, santi nonni. È stato complicato all'inizio. Abbastanza. Non che adesso non lo sia, però adesso ci siamo un po' conosciute, diciamo così, e abbiamo capito le loro esigenze, i loro pianti, per cosa sono. All'inizio era un po' più difficile. Adesso piano piano stanno crescendo, va sempre meglio, anche se comunque è impegnativo, sono tre, quindi... Non si piange, signorina? È anche un bimbo di 6 anni. Sì, che ha iniziato la prima elementare, quindi da seguire anche lui, i compiti. E c'è il nonno che gli fa da taxi, avanti e indietro. Ma la nonna manca la vita di prima, di quando non aveva 3 nipotine da accudire. Ma diciamo che lavorando ero comunque impegnata. Di conseguenza, adesso da marzo che sono a casa, è subentrata questa... Ah, quindi lei marzo dell'anno scorso, no, di quest'anno, marzo 2021 è andata in pensione e dopo pochi mesi sono nate le gemelle, ecco. Quindi è come se non fosse effettivamente mai andata in pensione. Certo. Quando pensa di ritornare al lavoro, Roberta? Se tutto va bene a settembre. Qua ci sarebbe bisogno sempre, però anche per mantenerli è giusto che lavoriamo in due. Vi arrivano degli aiuti? Ci sono arrivati degli aiuti, non tanto a livello statale, ma grazie alla nostra sindaca. Ci ha messo in contatto anche con delle OS, quindi 2 volte a settimana vengono ad aiutarci queste 2 persone. È stata molto carina, gentile, sempre disponibile la nostra sindaca, tanto di cappello. Ha un cuore grande, quindi tengo... Ma come ci racconti com'è è stravolta una vita di una mamma con 3 gemelle? Cosa cambia? Cosa non cambia? Cosa succede? Cambiato tutto, proprio a livello anche familiare, anche a livello di aiuti dei nonni. Grazie ai nonni riusciamo ad andare avanti, però anche a livello di famiglia nostra non siamo più da soli, quello voglio intendere. Non si sa fino a quando andrà avanti questa cosa, se fino all'anno, per i primi 2 anni, non sappiamo. Mi diceva che non riesce nemmeno ad andare ad accompagnare, a prendere il bimbo più grande a scuola, per esempio. Accompagnarlo, mi sono imposta di accompagnarlo tutte le mattine, e infatti si ferma l'altra nonna che ci viene ad aiutare di notte, nel frattempo arriva la mia mamma e quindi stanno loro due. I nonni fanno i turni praticamente. Sì. C'è chi fa il turno di notte, c'è chi fa la mattina, c'è chi fa il pomeriggio. 12 ore al giorno senza con gli straordinari. Ah, senza gli straordinari. Perché quando è il momento di uscire dobbiamo uscire con 2 macchine, perché le macchine sono omologate per 5. Noi siamo in 6 e quindi abbiamo fatto anche varie visite, abbiamo iniziato a fare i vaccini e tutte le volte dobbiamo prendere 2 macchine. È complicato. Sì, molto. Il nonno che dice? Sono belle da vedere, però è impegnativo. Alla pensione? È una pensione. Fate i babysitter? Sì. Se posso dire. Si riesce a fare un pranzo, si riesce a fare una cena, a prendere un caffè, ce la fa o no? Difficile, da stare proprio seduti a mangiare, no, si mangia al volo e in piedi più delle volte, o con una di loro 3 in braccio, perché più delle volte capita che magari o 2 sono svegli e 1 riposa, o viceversa, e quindi non capita quasi mai che dormono tutte e 3 insieme o fanno la pappa, per dire che si abbiano 2 ore completamente da sola, non ce la fa. Praticamente impossibile. E suo marito che ora rifà il lavoro? Mio marito attacca alle 8 del mattino e smonta alle 5, alle 17, e
poi il tempo che arriva a casa a volte è tarda perché o fa straordinario, si ferma a fare un po' di spesa e quindi poi arriva a casa, doccia e è già ora di cena. Samuele giustamente ha bisogno anche lui di un po' di attenzione e quindi niente. Mangiamo la sera un boccone, non riusciamo neanche a parlarci, è già ora di mettere a letto Samuele, quindi le giornate trascorrono talmente velocemente che sono passati 4 mesi e non ce ne siamo accorti. Si rilassano molto con i rumori continui, diciamo, quindi quando siamo proprio la sera, più che altro che succede che sono stanche della giornata, quando vediamo che non c'è verso di calmarle ma hanno sonno, sembra strano a dirsi, ma o accendo la cappa della cucina o accendo l'aspirapolvere o il phon, perché questi rumori le fanno rilassare e quindi in quel caso lì poi crollano. Ma sono brave o sono proprio monelle? No, sono brave, sono bravissime. Io ho avuto più difficoltà con Samuele, nonostante fosse uno, forse anche la prima esperienza da mamma, e quindi ero molto più sclerata io, diciamo. Invece loro sono brave. Com'è con 4 bambini? La sera più che altro, la sera sì, sono stanca anch'io, sì, anche perché di notte non è mai un dormire, un dormiveglia. Da quante notti non dorme Roberta? Io da prima, quando ero ancora incinta, perché l'ultimo periodo di gravidanza, soprattutto l'ultimo mese, è stato... non c'era posizione comoda, né da sdraiata, né... non stavo più bene, non riuscivo più a camminare neanche, infatti mi hanno ricoverato prima e per farmi portare il più avanti possibile la gravidanza, infatti poi per fortuna è andato tutto bene, però io già da prima non dormivo e quindi adesso non so, saranno 5-6 mesi più o meno che... Come si fa? Si fa, una mamma ce la fa? Sì, bisogna farlo per forza. Penso, o almeno una cosa che non so perché se me la ripeto io, basta non pensarci. Se uno inizia a pensare sono stanca, ti butti ancora più giù, boh, non bisogna pensarci, sì, sei stanca, non ci pensi, vai avanti, tanto c'è da pulire, c'è da cucinare, c'è da accudire loro, c'è da far fare i compiti a Samuele e giustamente anche lui non ne deve risentire più di tanto. Questa è la forza della mamma. Sì. È orgogliosa di quello che ha fatto. Molto. Invece la notte com'è gestita? Dove dormite? Allora, la notte dormiamo se si può dire così. Cercate di riposare? Sì, in camera da letto con la nonna paterna e Samuele in mezzo, perché il papà si è trasferito nella cameretta di Samuele, visto che di giorno lavora, almeno magari riesce a riposare qualche ora in più. E le piccoline poi le facciamo mangiare di qua in sala, così per cercare di disturbare anche il meno possibile Samuele, anche se a volte poverino si sveglia e viene di qua anche lui. E poi dopo mangiato le teniamo un po', vabbè, in braccio per fare digerire e poi le mettiamo una mezz'oretta nelle sdraiette, perché soprattutto Bianca, che è una delle tre, soffre di reflusso e quindi per farla stare un po' dritta, sollevata e non metterle di nuovo nel lettino. Sono anche lavori sporchi. Ebbene sì. Mamma mia. Roba da vestire, non abbiamo grazie a conoscenti, amiche, tutta roba recuperata, tanto tutta roba nuova, anche le Next to Me, tutta roba è nuova praticamente. Sono state tutte regalate? Sì, regalate, prestate, chi magari ha un figlio poi l'avrebbe tenuto per il secondo, poi le restituiremo. Però siamo stati fortunati tanto sotto quell'aspetto lì, sotto quel senso lì. Una cosa che mi è dispiaciuta molto, che non pensavo, per quanto riguarda la maternità, diciamo, io pensavo, non dico triplicata, ma almeno come se avessi avuto 2 gemelli, quindi doppia. Invece niente, c'è solo l'allattamento se uno rientra, diciamo, prima dell'anno al lavoro, però è per 2, quindi al posto di lavorare 8 ore sarebbero 4. E per il resto niente, cioè la maternità obbligatoria fino ai 3 mesi, dopodiché facoltativa, proprio come se avessi avuto un bimbo solo.
e questa non, non è, ci sono agevolazioni in questo niente, senso per niente, non è una bella cosa proprio a livello nazionale. Mamma, cosa auguri alle tue bimbe? Mi devi far piangere? Auguro il meglio, che stiano bene in primis, di salute, e una vita serena. E niente, a tutte e quattro, non solo alle bimbe, a tutti e quattro. E che crescano bene con pochi grilli per la testa, infatti siamo in un'era dove questi bimbi hanno tutto. E a partire dalla tecnologia, a tutto. Secondo me siamo arrivati a un punto dove non si apprezzano più tanto le cose, perché noi genitori facciamo salti mortali per loro, e vorrei solamente che crescessero con dei sani principi, educate e basta. Niente di che, non aspetto niente di più.